La sua visita qui a Como, stasera si parla di carta sconto e di bilancio. No, si parla di tante cose, sono venuto ad ascoltare le richieste, le proposte, i suggerimenti, le critiche che vengono dal territorio, da chi è quotidianamente impegnato nella battaglia per superare la crisi economica, gli imprenditori, le imprese del commercio e non solo, e stasera su invito della mia omonima Daniela siamo qui per ascoltare. C'è anche l'assessore Garavaglia che è molto più importante di me quando si parla di soldi e di risorse, quindi siamo qui per ascoltare e per dare risposte a seguito delle domande che sentiremo. Quando una cosa funziona qua, noi tendiamo a mantenerla e a rafforzarla senza chiedere soldi, ma pretendendo solo di tenerci un po' di più dei soldi che noi paghiamo come tasse. E quando una cosa funziona e poi la facciamo aumentare, a Roma si insospettiscono subito. La carta sconto benzina è uno di questi esempi virtuosi. È stata introdotta anni fa per venire incontro, non per un privilegio, non è un privilegio, è una risposta sacrosanta a un'esigenza che questo territorio ha, non perché qui chiediamo contributi a Roma, anzi, ma perché confiniamo con il Canton Ticino. È una specificità che c'è qui, non c'è a Gioia Tauro, giusto? Allora, risolvere i problemi vuol dire trovare delle forme di intervento che tengano conto delle specificità dei territori. Quando sono venuti a dire vabbè, facciamo qualcosa di più sulla carta sconto, a fine anno scorso, che cosa succede? Succede una cosa, c'erano dei fondi, 1,5 milioni, 2, che altrimenti non venivano spesi e tornavano. Logicamente, glielo dico al presidente, mi dice fagli fuori. Non esiste completamente che non facciamo fuori fino all'ultimo centesimo, abbiamo fatto l'extra sconto fino a fine. E a quel punto è venuto talmente bene che non si poteva andare avanti. E siamo andati avanti. Ci abbiamo messo 10 milioni di euro nella Lombardia, d'accordo il presidente, sapete, ci fermiamo qui. No, andiamo avanti. E siamo andati.